periodo di vacanze, periodo di mare, periodo estivo, periodo di giornali sulla spiaggia, periodo di spettegolezzi. Oggi parliamo di spettegolezzi e lo spettegolezzo può anche essere diffamazione, può anche dar luogo a delle pene piuttosto severe. Vi voglio raccontare soltanto due casi. Il primo caso, una persona in un condominio inizia a affermare che una condomina avrebbe una relazione extraconiugale con un altro uomo e lo dice naturalmente ad altre persone. Viene denunciato per diffamazione a causa di questi spettegolezzi e successivamente viene condannato. Questo era il primo caso. Secondo caso, abbiamo parlato di condominio, di casa, parliamo di lavoro. Un cliente di una banca si innamora, si infatua di una dipendente. Piccolo particolare, viene a scoprire che questa dipendente ha una relazione con un altro dipendente che oltretutto è pure sposato. A quel punto che cosa fa? Pensa bene di nuovo di andare a spettegolare in giro, di andare a raccontare in giro questo fatto e di nuovo viene condannato per diffamazione. Quindi attenzione, se proprio dobbiamo parlare di spettegolezzi, meglio parlarne in spiaggia, leggendo i fatti delle persone famose sui giornali. Se proprio dobbiamo parlare male di qualcuno, di qualche nostro amico, di qualche conoscente, parliamone in maniera molto lieve, perché purtroppo poi le responsabilità sono invece grosse.